Salve a tutti, oggi vorrei portarvi con me nella mia terra d'origine che è la Campania, in particolare parlarvi della città in cui sono nata che si chiama Capua, in provincia di Caserta e che si trova al nord di Napoli. La Capua antica conserva oggi, che porta oggi il nome del comune di Santa Maria Capua Vetere, conserva i resti di un meraviglioso anfiteatro, secondo per dimensioni al Colosseo, solo al Colosseo. È quindi una struttura enorme, ellittica, che pensate poteva ospitare fino a 60.000 persone. L'arena era utilizzata, come sappiamo, per spettacoli di varia natura, ma soprattutto per quelli di combattimento. Il gladiatore Spartaco organizzerà, darà vita proprio da questo anfiteatro alla terza guerra servile. Siamo nel 73 a.C. Purtroppo la guerra non terminerà favorevolmente per i gladiatori, molti dei quali saranno crocifissi sulla via Appia da Capua a Roma. Molti secoli più tardi, quando i saraceni distruggono la vecchia città di Capua, la Capua antica romana, la popolazione si trasferirà verso un'ansa del fiume Volturno, verso il Casilinum, cioè il porto fluviale romano, e lì fonderanno la nuova città di Capua, quella in cui sono nata io. In questa città, a parte moltissime cose da visitare, perché nonostante sia una città nuova e comunque antichissima, voglio portarvi a visitare con me una collezione molto molto rara e particolare che viene conservata nel Museo Campano. Il Museo Campano si trova in un bellissimo palazzo, il Palazzo Antignano, e tra le altre cose che si possono visitare, però, la collezione delle matres matute è a mio avviso una delle più commoventi, direi anche, oltre che molto rare e preziose. Nel 1846 le statue che vediamo vengono ritrovate durante uno scavo effettuato nel territorio tra la Capua antica e la Capua appunto moderna. Queste statue vengono ritrovate in un'area votiva, un tempio, e sono statue in tufo. Tutte le statue riproducono una donna seduta con in braccio uno o più bambini. Sono statue ex voto, evidentemente appunto portate al tempio come ringraziamento. Tra tutte le statue è stata ritrovata una, diversa dalle altre, che invece non ha bambini tra le braccia, ma ha, eccola qui, nella mano destra una melagrana e nell'altra una colomba, simbolo di fecondità e di pace, chiaramente. Si tratta della dea madre Matuta, una dea, la dea della maternità e della fecondità. Questo tempio deve aver avuto una vita lunghissima, tant'è vero che le statue appartengono tutte ad un periodo, a varie epoche, e ad un periodo che varia tra il VI secolo a.C. e il I secolo a.C. L'appellativo Matuta, appunto del mattino, mattutina, è indicativo in questo senso, una madre della luce e che dà alla luce. Le madri che vediamo, le statue che sono state appunto riscoperte e raggruppate all'interno del Museo Campano, sono così, senza pelle in realtà. Mancano chiaramente del rivestimento finale, è visibile il tufo che è il materiale di cui sono fatte, ma manca il rivestimento finale, la loro pelle, e così, se vogliamo, anche il colore con il quale probabilmente erano abbellite. La fisicità delle donne rappresentate in queste statue, delle madri, è una fisicità importante, direi imponente, potente, una fisicità che indica il dono, la fertilità,
e se vogliamo anche la fertilità dei campi, la fertilità del raccolto e rappresenta in qualche maniera anche quel mito della Campania Felix, e cioè della Campania fertile. Per chi di voi non potesse andare a Capua a visitare queste madri, vi do una importante notizia. Alla fine dell'Ottocento alcune di queste statue sono state acquistate e portate nell'Altes Museum di Berlino. Quindi, volendo rimanere anche in Germania, avreste la possibilità di visitare e di vedere alcune tra le madri del Museo Campano di Capua.